Moccaccino, per favore. Piccolo, medio o grande? Medio. Anzi no, grande. Ancora un attimo. Ci ho ripensato, lo faccia medio. Ma quanto è grande il grande? Le dispiace, gradirei poter andare via prima di pranzo. Scusi, medio. Nome? Ogle, molto piacere. Ogle? Quanto tempo? È dal ricevimento al consolato francese che non ci vediamo. Chiedo scusa, noi ci conosciamo. Fa quello che ti dico, sei morto. Oh, sono contenta che abbia preso una decisione. Mentre lei cercava di capire quanto Moccaccino ordinare, il mercato forse è sceso di 50 punti. Muoviti. Non ha niente da dire in sua difesa. Ecco, mi spiace. Ah sì? Beh, lo spero proprio. Moccaccino! No. Qualcuno chiami la polizia! Tentato sequestro del console turco! Ogre, va tutto bene? Grazie, Tania. Mi hai salvato ancora una volta. Come ci riesci? Ha qualcosa sulla faccia, signore. Ecco fatto. Grazie. Tania, signori, vi presento Wes Thompson, il presidente della Continental Titanium. Signor Thompson, le migliori guardie del corpo ed esperti di sicurezza disponibili sul mercato. Molto piacere, fanciulla. Lei è un agente, quindi... Esatto, piacere. Voglio capire se siete davvero dei duri come si pensa. Vacci piano, Tania. Se gli spacchi la mano non potrà più firmare il contratto. Certo. Gran bella presa. Bene, direi che sono nel posto giusto. Prego. Vi spiego la situazione. In pratica è un comune piano di protezione. Ecco, vedete, io ho un certo numero di nemici. Capita quando uno cerca di farsi strada, a volte si deve rompere qualche uovo per fare una frittata. Il problema è che ora una di queste uova sta facendo il galletto, per così dire. Quindi le serve una guardia del corpo? No, non per me. Ciao, Sally! Sta procedendo tutto benissimo per il matrimonio. Papà e io abbiamo appena deciso per il catering, abbiamo trovato quello perfetto. Londinese, naturalmente. E poi ho appena visto dei cestini da Neiman per cui sarei pronta a uccidere. Metti giù, Daisy. Sono le persone di cui ti ho parlato. Scusa, papà, solo un istante. Te lo assicuro, sono uno spettacolo. Non potrei chiedere di meglio. Le mie aziende sono in espansione. Stiamo per fare una fusione da $1 miliardi. E la mia bambina si sposa. Era davvero tutto perfetto. Finché non sono arrivati questi. Ho trovato i primi qualche giorno fa. Ma vi rendete conto? Chi può voler minacciare la mia bambina e per di più quando sta per sposarsi? Mi dica, al di là dei suoi concorrenti, c'è qualcun altro che può provare risentimento, amici, magari familiari? Vede, mia cara, il clan dei Thompson sarà forse eccentrico, ma non siamo degli squilibrati. Signore, la nostra regola d'oro è che tutto è possibile. Questi li facciamo esaminare. Lei non ha informato le autorità, vero? Se sarà necessario li coinvolgeremo, ma per ora è fondamentale che non si sappia nulla. È un momento molto delicato per la nostra fusione e non voglio che niente turbi gli azionisti. Cercavo il meglio e sono venuto da voi. Sì, non ci sono problemi. Tesoro? Non so, è meglio non rischiare. Sì, arrivo. Il matrimonio sarà nella nostra tenuta, una grande festa in stile texano, 5 giorni di festeggiamenti, tutto qui, a casa nostra, in California. Una cerimonia intima, solo la famiglia e gli amici più stretti. Non voglio correre alcun rischio. Non c'è problema. Abbiamo perso sua madre pochi anni fa. E Daisy è tutto quello che ho, niente, vi giuro, niente per me conta di più della mia piccolina. Ciao. Oh, scusa papà, Sally non la smetteva più di parlare, ma ha approvato la mia idea. Quindi, invece di mettere solo dei fiori sui tavoli del ricevimento, che ne pensi? Di piccoli orsi! Cosa preferite? Un'orsetta sposa oppure una bella orsetta country? Allora? Oh, non lo so. Oh, un'altra cosa. Il wedding planner ha avuto un'idea assolutamente geniale.
caratteri cubitali, amore per sempre scritto con i fiori all'ingresso e poi un enorme cuore di petali sull'altare. Sì. Che cosa ne pensi? Tutto quello che vuoi, tesoro. Ah, che giornata, ti giuro, non so più da che parte girarmi. E per che cos'era questo incontro, per le foto o per le decorazioni? Voi però non sembrate artisti. No, 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 siamo qui per la sicurezza, amore mio, perché il tuo matrimonio sia tutto sotto controllo. Non dirmi che per quei messaggi, davvero, non mi pare proprio il caso. Qualcuno mi ha mandato dei messaggi minatori, cugino, ma non credo. Non voglio rischiare che ti torcano nemmeno uno dei tuoi meravigliosi capelli. Non deve preoccuparsi, signor Thompson. Metteremo degli uomini nella proprietà. E qualcuno starà con la ragazza, sempre. Nessuno potrà avvicinarsi a sua figlia. Che cosa? Ma non se ne parla. Non se ne parla proprio. Tesoro. Reception? Daisy, tesoro. Sì, è qui, solo una. Senti, un branco di gorilla grandi e grossi che vagano per la tenuta rovinerebbero il matrimonio. Daisy, ne abbiamo già parlato. Sì, è vero, ma quando ne abbiamo parlato non pensavo di ritrovarmi le squadre speciali al mio matrimonio. Distruggerebbero completamente l'atmosfera. Per favore, non essere così. Papà, il matrimonio celebra l'amore, lo stare insieme, l'impegno reciproco. Quei manichini pieni di steroidi che tallonano le mie vite, veramente? Perquisiscono gli invitati, sono fuori discussione. Tesoro. Una vera principessina sul pisello. Sai come si dice, no? Mai giudicare un libro dalla copertina. Ti prego, evitiamo di insultare libri. Mia figlia è molto sotto pressione. Certo, è comprensibile. Ci deve essere un modo per agire con discrezione senza compromettere la sicurezza. Non mi importa come la pensa, non la lascerò e sta a rischio. Perché il nostro lavoro sia efficace, dobbiamo avere la massima vicinanza con il cliente. Potremmo essere in incognito, come camerieri. Sì, ma non potreste farlo sempre. Io voglio qualcuno accanto a lei di continuo. Beh, se la discrezione è d'obbligo, non dovrà assolutamente dare nell'occhio. Magari potremmo infiltrare qualcuno come invitato al matrimonio. Continui. Se vuole qualcuno che stia con la sposa durante tutti i festeggiamenti, perché non un amico dello sposo, o meglio ancora una damigella, sempre al suo fianco, alle cene, alle feste, in ogni momento. Una persona che si integri perfettamente, una vera professionista, una persona che... Tipo lei? Come, prego? Sarebbe perfetto. No. Staresti sempre con la sposa senza creare scompensi. E il resto della squadra rimarrebbe in secondo piano finché non sarà necessario. Apparirai come una delle amiche. Intanto terrai d'occhio chiunque si avvicinerà a Daisy. Credo che mia figlia lo accetterebbe. Allora direi che siamo d'accordo. Signore, non intendo farlo. È impossibile. Arriverà il principe Vandar la prossima settimana. Lo affideremo a Danforth, non c'è problema. Questo è troppo importante. Thompson è un cliente fondamentale per lui. Lo so bene. E lei sa che camminerei nel fuoco per un cliente, signore. Solo non davanti ad un altare. Mi mandi in capo al mondo a sorvegliare un dittatore. Mi dia da proteggere un testimone di un processo di mafia. Anche un'azione con licenza di uccidere. Anche quella sa che posso farlo, ma non mi coinvolga in questo caso. Non sono in grado. Beh, dovrai mettercela tutta invece. Lui vuole il meglio. E dopo la fusione, il suo gruppo probabilmente avrà in ballo un contratto multimilionario per la sicurezza. Signore, devo confessarle una cosa. Io e i matrimoni siamo universi paralleli. Come mai? Gradirei non andare oltre. Tania, sei una professionista. E hai davanti a te una brillante carriera, forse anche come mia socia. Ma prima di poter arrivare a questo, dovrai eseguire gli ordini. Ora, chiaramente, qualcuno vuole boicottare queste nozze. E tu dovrai fare in modo che tutto proceda senza intoppi. La prego. Pensaci bene. E se vuoi tirartene fuori, devi dirmelo entro domani mattina. Scaricare l'arma. Bersagli completati. Hai ucciso lo sposo? Mm-hmm. Vogliamo parlarne? No.
Non riesco a credere che Chesterton mi abbia dato l'out-out. La mia carriera contro questo incarico. Vorrà promuoverti, sarai a capo delle operazioni. C'è di più in ballo. Ha suggerito che potrei addirittura diventare socia se accetto questo lavoro. E allora accettalo, non capisco qual è il problema. I matrimoni sono il problema. Tu sai bene quanto li detesti, non li sopporto. Dico sul serio, non credo di potercela fare. Invece ce la farai. Devi solo tenere a mente il granello di senape. Che cosa? Sì, se avrete fede pari a un granello di senape, sposterete i monti. Grazie per la citazione, Harry. Ho eliminato i matrimoni, per sempre. Senti, non sarà poi così male, Tania, vedrai. Io sarò di supporto, anche se avrai bisogno di una spalla su cui piangere. O da rompere. Che ne dici? Non mi è mai successo di rifiutare una missione. Avanti. Coraggio. Smettila. Va bene, accetterò. Ma non metterò l'abito lungo. Lo lascio a te. Ciao tesoro, sono la mamma. Quando vieni a trovarci? Volevo solo dirti che ho appena letto di... Tu sai, sul giornale. Stai mille volte meglio senza di lui. Comunque devo andare, il gatto ha di nuovo preso di mira tuo padre. Ti voglio bene. Vuoi tu, Tania, prendere Kevin come tuo legittimo sposo per amarlo e onorarlo finché morte non vi separi? Non vedo l'ora. E vuoi tu, Kevin, prendere Tania come tua legittima sposa per amarla e onorarla finché morte non vi separi? Ecco, io... Sciocco! Smettila di scherzare. Io... Tania, io... Devo andarmene. Kevin. Immagino tu sia Tania. Ciao. Io sono Sally e lei è Kimmy. Ti dobbiamo dare un passaggio. Sali a bordo, coraggio. Sono così emozionata. Ok. Tre damigelle della sposa presenti e pronte a fare rapporto. Non trovate che gli abiti da damigella siano favolosi? Sì, è vero. Anche tu non vedi l'ora di mettertelo, Tania? Mi auguro soltanto che non mi scambino per la torta nuziale. Troppo simpatica, mi piace un sacco. Oh, Tania, ci divertiremo insieme. Che bello. Scarichiamo prima queste, se no rischiamo di rovinare i vestiti. Ci sarà qualcuno che viene a prenderle, no? Ecco, qui un'altra damigella. Caro. Sai, non mi ricordo di te, ma ho la sensazione di conoscerti da tutta la vita. Sono la zia di Daisy, Helen, e sono così contenta che tu sia potuta venire al matrimonio. Tania! Ah, ecco la sposa! Oh, tesoro! Ascolta, visto che sarai una mia damigella, potresti sorridere? Io sto sorridendo. Fare la damigella significa condividere un giorno speciale. Non farsi togliere un dente. Fidati, chiaro. Se mi togliessero un dente soffrirei molto meno. Vedere la casa, sbrigati! Farò del mio meglio. Patrick Andrews! Eccola qui, Daisy! Oh, che bello! Ah, non mi sembra vero che ti sposi. Neanche a me. Guarda un po' chi ho incontrato. Oh, signor Bosworth! Come stai, tesoro? Che piacere! Congratulazioni. La ringrazio, sono così felice di vederla. Oh, vi presento una delle mie damigelle, Tania. Tania, lui è il signor Bosworth, lavora con mio padre, sono soci. Eravamo, cara. Non siamo più soci ormai da un po' di tempo. Io sono a riposo. Molto piacere.
Piacere mio. Zia, smettila di starsene nascosta lì dietro. Vieni a conoscere Tania. Mamma mia! Sì. Sei proprio bella. Se non stai attenta, mia cara, potremmo sistemarti con qualcuno in questi giorni. Ho visto che non hai nessun anello al dito, quindi dobbiamo provvedere. Magari ha guardato il dito sbagliato. Piff! Puff! La squadra di supporto è piazzata. Abbiamo attrezzato un furgone del catering vicino all'ingresso di servizio. Ci servirà da base operativa. E se tutto va bene, nessuno si accorgerà di noi. Vorrei che lei stesse nella stanza accanto a Daisy. Ma... per tenerla sempre d'occhio. Cosa? Non posso neanche avere un po' di privacy. Vedi, è che non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Potrebbe essere un pazzo oppure criminali professionisti. Al momento, chiunque può essere sospettato. Quindi, meno persone sanno di noi, meglio è. Posso almeno dirlo? Ti prego. Permettici di fare il nostro lavoro, non dirlo a nessuno. Se ci tieni tanto, ma continuo a pensare che stiate esagerando. Ancora una cosa, è importante che tu metta sempre questa. È una rice trasmittente con un localizzatore GPS. Starà malissimo sul tipo di abiti che indossa. Meglio del sangue. Quindi se avrai bisogno di me ti basterà toccare il fermaglio. Io arriverò in 30 secondi al massimo. Chiaro? Chiaro. Oh, mi è arrivato un messaggio. Carlo è qui fuori! Hai scritto? Sì, Carlo. Sì. Buongiorno, oh, caro. Mua, mua, bellissima, bella la mia sposa, tutto bianco per il matrimonio. Voglio seta bianca su questo lato e sull'altro. E così si intonerà con i cigni e con i cavalli bianchi che tireranno la carrozza, giusto? Che idea stupenda. Grazie. Via tutte le piante verdi, altro che bianco, solo rose bianche. Sei meraviglioso. Mua, mua. Harry? Ah, eccoti. Il sistema di sicurezza è imbarazzante. Il cancello si scardina come niente. Il muro di cinta è solo decorativo. Quindi mettiamo rilevatori di movimento ovunque e videocamere su tutti e quattro i lati. D'accordo. Il tuo auricolare. Grazie. Rice trasmittente. Delizioso. Grazie. Ok. Guarda un po' chi c'è! Cucciolo! Cucciola! Oh, Chip, amore, voglio presentarti una mia vecchia amica del college, Tania. Sarà una delle mie damigelle. Ciao. Ciao. Congratulazioni per il matrimonio. Ehi, tu! Piano con quella sacca, il driver costa $2,000. Le chiedo scusa, signore. Ah, eccoci! Ci divertiremo un sacco! Oh, che bello che siate tutte qui! Oh, Betsy, voglio presentarti Tania, una mia ex compagna di college. Oh, ciao! E ciao. Sappi che anche lei sarà una mia damigella al matrimonio! Oh, Tania, caro! Noi siamo amiche da tutta la vita. Sì, tipo dalla prima elementare. No, ma cosa dici? Dalla scuola di tennis. Grazie, la nostra mammina, si dice la scuola di tennis, è la scuola di tennis. E hai già conosciuto Kimmy e Sally? Oh, mamma, sarà fantastico. Anche voi siete così emozionate, ok? Prima ci sarà la festa della sposa, poi berremo l'impossibile e poi passeremo in rassegna i ragazzi! Sarà bellissimo, sì! Tania, calma. Tania, Tania, è strano, non mi sembra di averti mai sentita nominare. Oh, abbiamo diviso la stanza solo per un mese, poi ho cambiato college. Ma naturalmente siamo sempre rimaste in contatto. Perché è ovvio, PSA. PSA, sì. PSA. Per sempre amiche, no? Bel salvataggio. Oh, oh, ecco i ragazzi. Eccovi. Ciao. Come va, ragazzi? Tu come stai? Ehi! Sarà come a Daytona Beach. Finalmente. Un carino dell'altro. Sono ehi, ragazzi, pure simpatici. Vi ricordate i miei amici? Rich, Vince, ciao. Il mio fratellino Robby. E poi lui, il pezzo da 90, Jake. Ragazze, piacere di rivedervi. Daisy. Jake, Robby, vi presento Tania. Tania è un nuovo acquisto nella formazione delle damigelle. Abita qui da poco. Piacere. Ciao.
Jake, sicura di farti coinvolgere nella follia da damigelle? Credo che le pazze ci lavorino da quando eravamo in quarta elementare. Jake studia legge alla Vanderbilt. E tu cosa fai, Tania? Scusate? Io... insegna alla scuola materna. Oh, non è meraviglioso? Deve essere così gratificante. Ti piace, vero? Beh, ecco, è un po' come essere mamma di 20 bambini tutti insieme. Complimenti. Io ora andrò a sistemarmi. Ciao, Tania. Ragazzi, voi siete così carina. È una amica, trovate. Perché, qual è il programma? Io l'adoro. Allora, te la cavi? Più o meno. Abbiamo il dettaglio dei festeggiamenti? Sappiamo chi sono i partecipanti. Allora, cominciamo a scavare. Sembra un covo di rampolle milionari. Partiamo dalle damigelle. Principesse figlie di papà. Mai lavorato un giorno in vita loro. Questa? Betsy Monroe. Veramente potremmo chiamarla Sua Maestà. La famiglia è ricca sfondata. Sono legati in qualche modo a due diversi presidenti. Sono ovunque. Posseggono aziende in qualunque campo, dagli orologi alle torte nuziali. Mega miliardari. Lei sembrava sospettare molto di me, teniamola d'occhio. E invece il wedding planner? Carlo Santi. Ha iniziato organizzando convention per il gruppo Thompson, ma poi si è dato ai matrimoni. Ha un parco clienti, niente male. Sembra uno a posto. I maschietti sono tutti ex compagni di college, nessun precedente, solo un paio di sbronze durante le vacanze di primavera. E il nostro principe azzurro? Lo sposo? Ah, papà gestisce un fondo e il ragazzo è diventato il responsabile delle nuove acquisizioni. Traduzione? Passa il tempo a giocare a polo, a rugby e a perdere soldi alle scommesse. Gran conquistatore a scuola. Ovviamente. Acqua passata, secondo lui. Di Jake, che mi dici? Buffo che tu me lo chieda. Hanno detto che studia alla Vanderbilt. Ho fatto un controllo e non risulta che frequenti legge né lì né da nessun'altra parte, ma cercherò ancora. Interessante. Cerca di non comportarti da guardia del corpo, sì, ok? Hai una pistola. Oh. Sul serio. Oh no, la madre di Chip, proteggimi. Perché? Qual è il problema? Vedrai. Ben arrivata, Costa. Devi assolutamente dire a tuo padre di licenziare il giardiniere. Il parco è una specie di giungla di erbacce. Oh, non mancherò. Posso presentarti una mia damigella, Tania. Lieta di conoscerla. È un piacere. Salve. Chip, tesoro, mi fai vedere lo smoking che indosserai? Se me l'hanno già consegnato. Io spero proprio di dopo sì. Dopo di lei. Beh, non scherzare. La mia futura suocera. Secondo lei Chip poteva avere di meglio. Papà vale solo 50 milioni. Credo che lei sperasse in una Dupont, almeno. Scusate. Volevamo soltanto ringraziarvi di essere qui in questa felice occasione. Per oggi riposatevi, perché abbiamo una serie di festeggiamenti a cui far fronte. E non dimenticate, touch football domani mattina. È una tradizione della famiglia Thompson. Ascoltaci. Vai, sarà meraviglioso. Voi state attenti, eh? Speriamo di non romperci niente. Harry, dobbiamo fare qualcosa per gli alberi del settore L5. Chiudono completamente la visuale in caso di sparatoria. Ricevuto, Tania. Ora va a socializzare. Chi lo sa, potresti incontrare qualcuno. Ops, scusa. Ciao. Scusa, parlavi alla tua mano. Oh, ecco. Divento nervosa quando c'è tanta gente, quindi per calmarmi provo i discorsi che devo fare. Allora, hai detto che studi legge? Beh, in realtà l'ha detto Daisy. È interessante? Sì, è bello. C'è una specie di magia in matrimoni e l'atmosfera. Ci si conosce, ci si innamora. In fondo è un po' come un'arca di Noè. Gli animali arrivano e salgono tutti a coppie. Oh! Ma cos'hanno? Sono tutti pazzi. Non so. Almeno tre vecchie signore e un generale in pensione hanno cercato di rifilarmi una damigella. Se arriva uno all'occhiolino dicendomi che tocca a me, giuro che urlo. Non parlarmene. Ma perché? I matrimoni per alcuni sono l'occasione di riuscire a far accoppiare tutti i single che vivono nel raggio di tre stati. Non lo so, ma so esattamente che cosa vuoi dire. Credevo non redessi mai. Infatti... Allora, come sta andando? Oh, guarda, mi sto divertendo da morire. Beh, cerca di non trattenerti troppo. È una sofferenza vederti fingere. Come no? Hai altre informazioni su Robby, il fratellino? No, ma ho scoperto una cosa sul cugino, Patrick. Lui e Daisy erediteranno il patrimonio di famiglia, ma se gli sposi avranno dei figli,
La sua metà sarà un terzo. Sono 10 milioni di dollari. L'eredità? Beh, è un buon movente. E poi c'è la suocera. Ritiene che nessuno sia abbastanza per il suo angioletto. E c'è di più. Basurt, il socio di Thompson, non si è ritirato. È stato buttato fuori. Per colpa della fusione? Esatto. E la zia Helen? Gestisce un fondo che dà borse di studio, con cui più che altro si compra gioielli, ma si sta esaurendo da quando Thompson non contribuisce più. Vendetta. Non mi sembra il tipo, ma non si sa mai, la vendetta fa fare strane cose. Invece il finto studente di legge, Jake? Niente di niente. Sembra quasi che dopo essersi diplomato abbia smesso di esistere. Non mollare. C'è qualcosa che mi fa pensare che quel ragazzo non sia quel che vuol far apparire. Non so cosa possa essere, ma... Hai sentito? Cosa? Non ho sentito niente. Esatto. I grilli si sono fermati. Si dirige nell'ala est. Tu seguilo. Io lo aggiro. Cosa? Ma che state facendo? Stavo... Ho chiesto a Claire di aiutarmi a cercare una lente a contatto. Penso che mi sia caduta qui in piscina. Hai visto qualcuno che correva nel prato? No. Ho perso una lente a contatto. Certo. Grazie. Tania! Mi è sfuggito. Come? Hai capito chi fosse? No, assolutamente, ma credo di aver sorpreso lo sposo con una cameriera. Sei sicura? Sì, sono piuttosto sicura. Wow! Cos'è questa roba? Visto che è l'ultima prova dell'abito, la boutique mi ha mandato un paio di cosucce. Perché andare in negozio se te lo portano qui? Un paio di cosucce, eh? Se tu sei a posto, do un'occhiata in giro. Pronto? Sei l'unica fra le damigelle con un guardaroba sguarnito. Magari troviamo qualcosa che vada bene per te. Ah, no, non ti preoccupare. Tania, datti un contegno. Scusate. Prego. Insomma, questa è la prova finale dell'abito, è importante. Davvero, ti sarei molto grata se ti dessi un po' da fare per entrare nello spirito giusto. Mi sto dando da fare, sto cercando di evitare che ti facciano fuori. Non devi scordarlo, essere una damigella significa fare amicizia con le altre, parlare di cose divertenti come i ragazzi, i vestiti. Ce la puoi fare, vero? Ti sforzerai o sarai come Charlie Brown? Come chi? Scusami. Forse ti parrà sdolcinato, ma fare la damigella è un compito sacro. È una vocazione, è una cosa speciale. Allora, aiutami a scegliere la giarrettiera ed è fatta. Oh, che carino! Guarda! Oh, hai visto quanto è stupendo questo cuscinetto? Ne abbiamo già uno, ma questo è incantevole. Ecco, non saprei dire. Oh, mamma mia, che meraviglia di diadema! Senti, proverò a spiegarti, ok? Tu fai acquisti e io valuto il pericolo. Per cui, a proposito, come sei messa ad autodifesa? Una volta ho dato una gomitata a una tizia per una borsa di Marc Jacobs. Ok. Oh, non ci credo, guarda! Secondo me mi sta benissimo. Ma soltanto per il viaggio di nozze. Aspettiamo. Davvero? Che ne dici? A Chip piacerà? Credo che a Chip piacciono un sacco di cose. Sì, è un tipo pieno di interessi. È una delle cose per cui lo amo. Quindi sei sicura che sia lui? Ovvio che sono sicura. Che razza di domanda è? Perché in fondo non si può mai sapere, no? Che significa? Niente di particolare, è solo che a volte si finisce per essere delusi. Oddio, siamo in ritardo per la partita. Andiamo! Forza, diamoci dentro. Teniamo le tradizioni, si gioca a football. Vieni di qui, tesoro. Non avete paura di avere dei lividi al matrimonio? Ci sono due cose su cui le ragazze texane non scherzano. I saldi di mezza stagione da Neyman e il football. Formiamo le squadre. Dai. Sì, che bello. No, no. Tania è con me. Scusa, amico, ma lei sta con noi. Io voglio stare con Daisy. Ok. Cominciamo. Allora prendo Chip. E vai. Trovate la lente a contatto? Ehi. Auguri. Non avete nessuna speranza. Ti piacerebbe, avvocato? Vi faremo a pezzi. Ha ha!
Daisy, Daisy! Grande! Sì! Via! Bravo! Dai, vacci piano, Buzzword. Che c'è, Thompson? Pensavi che non riuscissi a combattere? Guarda che sono in pensione, ma non sono morto. Gira, dai! Forza, forza che ce la fai! Brava! Giovanotto, tu hai la grazia di un elefante! Mi scusi. Andiamoci da fare, ragazzi! Mia! Grande! È un mito! Guardalo che furbo! Grazie mille, Daisy! Non è la mia giornata. Ma che tocca? Vado io? Grazie di avermi invitata. È un piacere invitare una bella donna. Basta che non mi spari nella schiena. Colpire alle spalle è più una prerogativa dei Thompson, non ti pare? Allora, Tania, quando è il momento di sparare, devi tenere il fucile dritto, in questa posizione. Sì. E ricorda che la canna deve sempre puntare verso il basso finché non devi fare fuoco. Mm-hmm. Poi lo tiri su. Non premere, devi sfiorare il grilletto. Chiaro, grazie dei consigli. È bello che sia venuto. Daisy mi ha detto che sta andando in pensione. Non credere a tutto quel che senti. Ok. Coraggio, Tania, ci siamo. Non spaventarti. Ok. Bull! Oh, mamma. Direi che l'ho mancato. Oh, non preoccuparti, tesoro. Succede ai principianti. La cosa importante è sparare nel verso giusto. Sta tranquilla, questo è più uno sport da uomini. Mia moglie non c'entrerebbe neanche un fienile se le mettessi un fucile in mano. Doppio pull! Oh, mamma. La fortuna dei principianti. Oh, devo scappare, tra un po' c'è la festa della sposa. Signori, divertitevi. Aspetta di vedere le mie scarpe, impazzirai. È tutto stupendo. Saranno giorni meravigliosi, sì. Ci divertiremo un sacco e la festa della sposa sarà perfetta. Hai preparato dei giochi? Ho un mucchio di sorprese. Sul serio, lo chiedi a Sally? Scherzi, lo sai che è la regina dell'organizzazione. L'allestimento è perfetto. La festa mista della sposa è veramente un'idea geniale. Sono d'accordo. I ragazzi dovrebbero arrivare tra poco e non si può mai sapere. Questo potrebbe diventare un matrimonio doppio. Qualche volontaria? Sembrava che tu e Jake foste piuttosto in sintonia alla partita. Direi che è il momento per il nostro gioco preferito. Oh, sì. Si fa una domanda, dopodiché facciamo il giro. Ci giocavamo già da bambine. E Tania, sei una di noi adesso, quindi risponderai anche tu. Ragazzi, qual è la cosa che a voi fa più sognare in un matrimonio? Per me sono i capelli. Le acconciature di tutti ai matrimoni sono perfette. Io impazzisco per i pizzi. Oh, per me è il fatto che sia l'apoteosi dell'amore. Beh, a me piacciono i testimoni della sposa. Tania, a te qual è la cosa che piace di più in un matrimonio? Oh, beh, è un po' difficile da trovare. Ma è davvero fantastica come domanda. Penso che la cosa che mi piace di più sia il bouquet. Perché, ecco, adoro il romanticismo delle rose che si abbracciano l'una all'altra come un simbolo di comunanza. Che dolcezza! Beh, a proposito di comunanza, diamo inizio ai giochi della sposa! Sì, iniziamo con i giochi! Ah,
Allora, adesso è il momento dell'abito da sposa. Usando solo della carta igienica, dobbiamo confezionare un vestito per le spose di cartoncino, ok? Forza! Bene, ora per finire cerchiamo il bonazzo nel pallone. La prima di noi che scoppia il pallone giusto vince, ok? Tieni. Oh, oh. Tocca a te. Tocca a me, tocca a me. Oh, mio zio era lanciatore di coltelli. Ah. Tu ci credi? Io no. Hai una mira pazzesca. Signore, ciao ciao. Ci sono i vostri cavalieri? Ma come ciao, siete ragazzi. Carini. Amore mio. Ciao. 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 Allora, Tania, era un po' che volevo parlare con te. Oh, davvero? Ti stai divertendo? Sì, direi proprio di sì, grazie. Tu sai se Jake è di queste parti? Sì, è cresciuto qui. Io sono di Long Island, invece. Ma qua sanno come godersi la vita. Assolutamente. Voi come vi siete conosciuti? Senti, i miei hanno una villa a Palm Beach. Non so, magari potremmo farci un salto. Ti porto un po' in giro. Scusami, Robbie. Secondo me c'è la cameriera che ti sta puntando. Credo che tu le piaccia. Perché non ci provi? Tu dici? Sì. Forza. Ok. Mi perdoni, vero? Allora, come ti sembra la vita dell'aristocrazia di campagna? Oh, niente male, in fondo. E tu? Diventerai avvocato? Ha importanza? Che significa? Che io studi legge o no. Potremmo parlare lo stesso anche se fossi, non lo so, uno spazzino? Ti ho soltanto fatto una domanda. Hai qualcosa da nascondere? Tu fai un sacco di domande. Sono curiosa, niente di più. Sì, sì. Scusami, ma non ne posso più di essere giudicato per chi sono o per quello che fanno. Non faccio. E perché mai dovrei giudicarti? Guarda dove sei. Funziona così, ad esempio Betsy, laggiù. Lo sapevi che lei e Chip erano usciti insieme? Ma lei l'ha piantato in tempo zero quando ha saputo il suo cognome. Beh, io sono diversa. Vorresti ballare con me? No, ti ringrazio. Beh, se dovessi cambiare idea. Aspetta, Jake! Non mi metterai in imbarazzo al mio matrimonio standotene in disparte come un soprammobile impolverato. Come stai facendo ora? Non sono stata assunta per ballare e divertirmi. Il mio compito è proteggerti. Rilassati, ti prego. Forza. Mi sposto anch'io. Vieni. Smetti. Muoviti. Beh, ecco perché no. Balliamo. Improbabile. Ballare è il tuo modo preferito per fare colpo sulle ragazze, Jake. Non lo so. Funziona? Il tuo amico sembra avere intenzioni bellicose. Chip, no. Canchiabbaia non morde, fidati. È innamorato pazzo di Daisy. Beh, speriamo. Oh, oh. E chi se l'aspettava? Forse mi sbaglio, ma ho la netta sensazione che... Ti prego, Daisy, quello non porta niente di buono.
Ehi! Perché l'hai fatto? Perché mi hai presa alle spalle. Io non ti ho presa alle spalle. E invece sì. No, ti ho detto ehi e non è esattamente prendere alle spalle. Scusami, mi sono sventata. Già, lo vedo, infatti. Comunque, che ci fai con il binocolo? Birdwatching. Sì, stavo facendo birdwatching. Ai bambini piace. Ti piace guardare, eh? Ciao. Tania, dai, stavo scherzando. Scherzavo. Devo andare. Ho mal di testa, vado in camera. Aspetta, dove... Perché continui a scappare? Tania! Molto divertente. No, è stato umiliante. Daisy, dove è finita? È con il suo quasi marito in casa. Credo siano andati nell'ala sud. Questo è il suo allarme. Vado io, tu copri il perimetro, subito. Daisy! Ma che... Tania! Ti spiace, abbiamo da fare. Scusa, che cosa ti è preso? Ah... Bene, a quanto pare sono arrivata in tempo. Non prima delle nozze. Ma... Cosa? Ci stavamo solo baciando. Si comincia sempre così. Mi stai prendendo in giro. Forse ha ragione, tesoro. Hai sentito, bell'uomo? Aspetta la prima notte. Mi dispiace, devo aver schiacciato il fermaglio senza accorgermi. Adesso ti strozzo. Oh mio Dio, hai visto che espressione aveva in faccia? Sì, sicuramente non felice. Grazie, Tania. Forse saremmo andati un po' troppo oltre. Sul serio? Non l'avresti fermato? Sei determinata a difendere il tuo matrimonio. Dovresti imparare a fronteggiare anche lui. Lo so, è solo che... Tu sei molto decisa. Beh, non sono sempre stata così. No. No. Non vorrei che tu facessi il mio stesso sbaglio. Hai sofferto per amore? Allora? È per questo che odi tanti matrimoni. Davvero, preferisco non parlare di me. Ti prego, dai, non sarei mica stata piantata davanti all'altare, no? Oh mio Dio, Tania, non sai quanto mi dispiace. Non importa. Tieni solo gli occhi aperti, ok? E farò lo stesso anch'io. Perché non ti riposi un po'? Ci sarà da stancarsi con tutti questi festeggiamenti. A proposito, per il brunch di domani mattina con tutti i miei parenti, cosa pensavi di mettere? Beh, avrei il mio vestito di Chanel nero. No, sarà tutto molto più informale e estivo. Ecco qui, provate questo. Ieri l'ho visto e ho pensato che fosse perfetto per te. Dovrebbe andarti bene. Grazie. Grazie a te. Forza, forza! Devo fare tutto da solo qui? Insomma, non è possibile, mio Dio! Dove sono le calendule che ho ordinato? Madame! I suoi capelli hanno bisogno di volume. Oh. Mm. Grazie. Come sei carina. Oh, ecco qui la sposa. Qui la sposa. Ciao, ciao. Ciao, uomo del mistero. Ciao, donna ninja. Sei veramente stupenda. Grazie. Come al solito se ne va, scappando via di nuovo. E io sto parlando da solo. Cameriere, scusi, sono tartine di granchio? Sì, signora, molto piccanti. È il pepe di Cayenne. Henry, hai talento. Allora il programma di oggi? Prima cosa il brunch per tutti i parenti, dopodiché l'addio al nubilato alle 17 e la gita sul carro alle 22. Gita sul carro? Ci sarà da divertirsi. Vuoi un pizzico di scandalo con il tè? Perché no? Il cugino Patrick, chi è quello seduto vicino a lui? Leo Simons, il miliardario. Sì, nonché l'avversario di Thompson nella fusione. Qualcosa mi dice che l'amico abbia vissuto al di sopra delle sue possibilità e che ora gli servano liquidi. Ha 20.000 dollari al mese e ne spende il doppio. Attento alle spalle. È così, tesoro? Prego. Oh, devo ammettere che questi hors d'oeuvre sono interessanti. Ti ringrazio, ho fatto venire qui apposta lo chef di Maxime da Parigi. Sono contenta che ti piacciono. Non ho detto che mi piacciono, cara. Ho detto che sono interessanti. Hmm.
Che mi dici della suocera? Secondo te potrebbe volere per qualche ragione Daisy fuori dai piedi? Beh, aveva dei ritagli di giornale e delle forbici nella borsa, ma non credo che sia l'autrice delle minacce. Potrebbe far espellere Daisy dal country club per un Dior dell'anno scorso, ma minacciarla di morte... non penso proprio. Ci buttiamo? Si va. Ciao. Guarda che ti chiedo di versare una cifra veramente irrisoria. Lo sai che le borse di studio danno lustro a tutta la famiglia Thompson e ai suoi affari e ormai siamo alla bancarotta. Senti, tutti i fondi sono destinati alla fusione, quindi... Acque agitate nelle vicinanze. Davvero, Helen, questo non è un buon momento. Ho già fatto fuori una società ferroviaria del Nebraska per racimolare liquidità, facendo imbestialire gli azionisti come noi. Stai mancando alle responsabilità della famiglia, sappilo. Qual è il problema? Helen è arrabbiata per qualche cosa? No, piccola, la zia è solamente un po' tesa in questo periodo, ma va tutto bene. Già. Damigella in arrivo. Oh, tesoro! Se c'è qualcosa di cui vuoi parlare... Oh, che vuoi dire? Non ti seguo. Quel che intendeva Sally è che volevamo solo informarti. Insomma, ci dispiace veramente tanto. Per che cosa? Sappiamo che ti è successo. Del fatto che ti abbiano respinta. Proprio sull'altare, è una cosa devastante. È un'enorme tragedia. Comunque, volevamo assicurarti che se hai bisogno siamo qui. Ci va un abbraccio? Abbraccio tra sorelle. Sei una di noi adesso. Grazie. Che c'è? Non posso credere che tu l'abbia detto a tutti. Non ho detto che sei una guardia del corpo, solamente quello che hai passato. Tania, siamo tue amiche. Non è giusto che sopporti questo peso da sola. Anche una guardia del corpo ha bisogno di conforto. No, senti, non è così che funziona, chiaro? Tu sei la cliente e io devo proteggerti. Non è previsto che tu mi regali abitini meravigliosi, che organizzi abbracci tra sorelle. E non devi raccontare alle damigelle i miei problemi personali. Ok. Che cosa bisogna fare qui? È un'attività che riesce sempre a calmarmi. Ti faccio vedere. Allora, quest'oggi faremo dei sacchetti con dentro del potpourri, in modo che i tavoli profumino di lavanda al matrimonio. Poi il tocco finale con un nastro rosa e... voilà! Provaci, dai! Oh mio Dio, mi dispiace tanto. So di essere stata indiscreta e non lo farò più, ma... cos'è successo al tuo matrimonio? Il fatto è che ero giovane e irrimediabilmente ingenua e Kevin era affascinante. Avrei dovuto capirlo, visto che continuava a cercare di spostare la data, ma ormai ero così presa dal matrimonio che non ho voluto vedere. Così sono finita con una montagna di regali da restituire e lui è finito con la mia testimone. Wow! Tania, mi dispiace tanto. No, non importa. Ma sai una cosa? Secondo me Kevin ti ha fatto un favore. E cioè? Io ho un sesto senso e credo che il meglio non sia ancora arrivato. Non penso, ma va bene. Posso darti un consiglio? O alternative? Devi trovare la forza di perdonarlo. Almeno promettimi che ci proverai anche solo un po'. Ci proverò. Sai, forse tutte e due ci siamo giudicate a vicenda troppo in fretta. Beh, immagino sia dura stare in mezzo a tutta questa mercanzia da matrimonio, ma... sono felice che tu ci sia. Ta-da! Tania, vediamoci nel salone. Sì, arrivo. Torno subito. Un giardiniere l'ha notato in un vaso di fiori. E stavolta c'era un bossolo dentro la busta. Evidentemente c'è qualcuno che si diverte. Ora basta, annulliamo tutti i festeggiamenti. Cosa? Fino alla cerimonia. No, Pulcino non mio. Non chiamarmi Pulcino. Non salterò il mio addio al nubilato per uno stupido messaggio. Camminerei sui carboni ardenti piuttosto che perdermelo. E non c'è niente da aggiungere. Tania, le stia sempre addosso. Addio al nubilato o no, voglio che lei sia la sua ombra. La seguiremo anche con il furgone per maggior sicurezza. Fate in modo di tornare in tempo. C'è la gita sul carro alle 10. Tania,
È di una calibro 38. Non dimenticarlo durante l'addio al nubilato stasera, ok? Questo posto è troppo divertente. Ok, voglio fare un brindisi. Allora, alle vecchie amiche e a quelle nuove. Salute! 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 Oh. Ehi, Spilungone, serve carburante! Chissà che cosa staranno combinandoci per gli altri. Non pensare a loro, Daisy. Questo è il tuo addio al nubilato. Betsy ha ragione. È la tua ultima sera di libertà. Credo che Chip se la stia godendo e, a mio giudizio, dovresti farlo anche tu. Anzi, secondo me, saresti una perfetta Tammy Wynette. Ciao! Invece, io? No? Cantare? No! No, mi serve del coraggio liquido per potercela fare. Quindi, brindiamo! No, io non bevo più, se no vado fuori di testa. Cos'è? Ti sembriamo per caso delle bambine dell'asilo? Non scherzare! Sì, vogliamo vederti fuori di testa! Scordatevelo! Così poi puoi raccontarci tutto di Jake. Il ragazzo sembra essersi preso una bella cotta per te. Beh, ragazze, vi confesserò che penso che sia carino. No, è brava! Sapete, anch'io voglio fare un brindisi. Ero un po' preoccupata, dato che in fondo era un'estranea, e invece... mi avete fatto sentire la benvenuta, quindi salute. Salute. Che carina. Sei della famiglia adesso, vero ragazzi? Oh, i capelli te li faccio io per la cerimonia, no. Chiaro? Non scamperai mega ricci da country girl e questa è una promessa! Ok, signore e signori, date il benvenuto alla nostra prima star del karaoke, Cowboy Bill! Come butta, gente? Vi farò perdere la testa con i miei revolver e con la mia voce calda. Sembra che tu abbia un ammiratore. Cowboy! Lei si sposa domani, sai? Sta zitta, Kimmy! Allora salta su! Non posso certo cantare da solo. Coraggio, che c'è di male? Divertiti. Sì, ti darò ascolto. Sto per fare una pazzia. Che coraggio! I got a gal at the head of the creek, going to see about the middle of the week. Kiss her on the mouth, squeeze any wine, wrap something around your sweet potato vine. Going up to the creek, going on a run, going up to the creek to have a little fun. Quel cowboy non azzecca una nota, ma con un fisico così chi se ne importa? È la grande Daisy! Girls on the creek, creep about half grown, jump on a boy like a dog on a bone. Roll my britches to my knees, wait on. Scusa, perché mi hai placcato? Non mi sono trattenuta. Sei molto bravo. Davvero? Sì. Questa tua canzone, con me ti muovi e... non so, mi è successo qualcosa. Mi ricordi qualcuno che conosco? Ok, andiamo. Comunque, scusa adesso. Continua pure. Ehi, ho l'impressione che sia venuto fuori il tuo lato folle. Ragazza, per essere una misuratissima maestra d'asilo, diciamo che sei parecchio selvaggia. Andiamoci dentro, ragazzi. Vediamo di fare il piano perché Chip e gli altri ci aspettano tra meno di un'ora. Ottimo lavoro, Tania. Non è una meraviglia, ragazzi? Sì. Una gita sul carro prima del matrimonio. Tania, ti avevo detto, no, che ho degli amici fantastici. Quanto ti stai divertendo? E tu invece, ragazzina, come stai? Benissimo, sceriffo. Perché non prova a darmi un bacio? Tranquilla, non dobbiamo far finta di essere in coppia. Felice di saperlo. Sei senza speranze, amore mio. Topolino, topolino. Ascolta. Consigli sulla borsa? Grazie, ma i miei in Nebraska fabbricano anche borse, quindi di borse ne so più di te. Se Robbie ha tentato la mossa della borsa è alla frutta. Non è vero, non l'ho mai detto. Smetti. Hai un filo di paglia tra i capelli. Guardali, piccioncini. Daisy, è una serata stupenda, ma sono tutti troppo curiosi. Sei veramente matta? È difficile riuscire a mantenere un po' di mistero. Auguri, non ci riuscirai. Davvero? Però sembra che tu ce l'abbia fatta. Ah, sì? Sì, ipotetico studente di legge, non attaccato ai soldi. Come sai bene, le apparenze ingannano. Daisy, ti ha detto che tempo fa uscivamo insieme? No. Mm-hmm.
C'è qualche motivo per cui non vorresti che si sposassero? No, Chip è il mio migliore amico. Credimi, Daisy e Chip sono fatti l'uno per l'altra. Secondo te lui è affidabile? Sai che ti dico? Non ne posso più dei tuoi interrogatori stasera. Ci penserei due volte a buttarmela addosso. Non mi provocare o te ne pentirai. Tu faresti meglio a togliere quel dito. Ho già visto come combatti e non ho paura. Non ci provare, ti avverto. Non ci provare. No! No, no, 3-4-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 
tante arie, non è il caso. Diciamo che siamo pari. È stato divertente. Sapevo che vi sarebbe piaciuto. Ehi, riposati stanotte, eh? Puoi scommetterci. Daisy, è arrivato un pacchetto per te, l'hanno consegnato da poco. Probabilmente un regalo molto speciale. Mi chiedo che cosa sia. Da nonna Smith. Finché morte non ci separi, lascia perdere. Harry, ingresso principale. Chi l'ha consegnato? Un fattorino su una motocicletta, dovrebbe essere laggiù. Tieni d'occhio, Daisy. Okay. Ma perché si parla alla mano? Di sua proprietà. Dove sono i documenti? Beh, a quanto pare l'abbiamo preso. Ha confessato subito. Però perché l'avrebbe fatto? Non vedo quale sia il movente. Lo capiremo presto. L'importante è che abbiate preso quel farabutto. Qualcuno degli invitati si è accorto di qualcosa? No, erano tutti in casa ad abbuffarsi di dolci. La sua copertura è salva, però farò comunque un annuncio per mettere tutti fuori strada. Bene, direi che avete la situazione sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia, chiaro? Sì, signore. Faremo attenzione fino alla cerimonia. Vorrei condividere con voi la nostra felicità. Oggi, per la prima volta dopo tante settimane, mi sento tranquillo. Allora, sto per fare un brindisi, quindi vorrei che tutti riempiste i bicchieri. Forza! Non mi sembra possibile che fosse Carlo, davvero. Ha abbinato le tovaglie verdi brillanti con dei tovaglioli acqua marina. Come si può pensare che uno con tanto gusto sia un criminale? Beh, vedi, non sai mai perché la gente fa quello che fa. Comunque, tu stai bene? Certo. E sono così sollevata che l'abbiate fermato. Adesso posso concentrarmi totalmente sul mio matrimonio. Quando mai non l'hai fatto? Daisy, tesoro, puoi venire qui. Avete tutti da bere? Bene. Ecco, io vorrei ringraziare una persona speciale che non è la mia adorata figlia, ma una delle damigelle e grande amica, Tania. Per chi di voi non lo sapesse, ieri sera è riuscita a fermare un vero guastafeste. Brava. A quanto pare, la signorina è un tipo tosto. Perciò vorrei che vi uniste a me in un brindisi a Tania. Brava, Tania. Salute. E adesso godiamoci il matrimonio di mia figlia. Grazie, papà. Ti voglio bene. Scusami. Tania, il mio amico Jake è assolutamente pazzo di te. Davvero? E tu come fai a saperlo? Ci conosciamo fin da bambini, so quando hai innamorato. E ti confesso che sono molto contento. Mi spiaceva che vedesse noi due sistemati senza avere una prospettiva per sé. Jake è un bravo ragazzo. E lo sei anche tu? Sicuro di essere pronto? Perché sarebbe il caso di porsi la domanda. Sì, forse qualche volta mi guardo intorno. Ma voglio che tu sappia che non ho mai e poi mai tradito Daisy, mai. Sto cercando di convincermi dell'idea di avere una sola donna per tutta la vita e mi fa paura. Beh, farai meglio a sbrigarti perché il matrimonio è questo. Lo so, ma io amo Daisy. Lei è la mia vita. È davvero unica. E vorrò sempre averla accanto.
Se è la verità, è una ragazza fortunata. Auguri. Ciao, Tania. Ti andrebbe di fare due passi? Oh, beh, ecco, vedi, dovrei essere con Daisy. Ok, so che tu e lei siete molto amiche, ma non puoi allontanarti neanche per un minuto. Credo che sappia badare a se stessa, perché io vorrei dirti una cosa. Sono giorni che mi fai il terzo grado sui miei studi, quindi ho deciso di essere sincero. Perciò mi hai mentito? Non studio legge. Mai aperto un codice in tutta la mia vita. Ho passato il test, ma non mi sono iscritto, non ancora almeno, e lavoro in un supermercato. Cosa? Perché tutto questo? Non so, è che non ho i soldi che hanno loro. Cioè, in realtà non è proprio vero, la mia famiglia è ricca, ma vorrei guadagnarmi la vita da solo. Capisci? Forse mi iscriverò a legge, ma solo quando potrò pagarmi l'università. Credo sia molto bello. Questo dimostra carattere e determinazione. Tu mi piaci molto. È meglio che vada. Aspetta, posso sapere perché continui a scappare? Perché dovrei essere insieme a Daisy. Te l'ho detto, lei è più che tranquilla. Sei tu a essere in pericolo. Perché? Perché non hai più scampo. Harry, sparatoria all'ingresso sud! State tutti bene? Tutto a posto? Dove era andata? Daisy, sei ferita? No, sto bene, ho sentito gli spari e sono scappata. Ok, ok, sta bene, per fortuna. Vieni, andiamo dentro. Tutto a posto. Lei doveva essere con Daisy. Lo so, mi spiace, stavo facendo due passi con Jake. Mia figlia rischia la pelle e lei va in giro a civettare. Che razza di guardia del corpo è? Tutto ok? Tu sei una guardia del corpo. Tania! È scappato? No, non è entrato né è uscito nessuno. Chiunque sia stato è ancora qui. Tu hai visto niente? No, sono arrivata troppo tardi. La polizia. Sì. Voglio delle risposte, le voglio subito. Lei doveva essere il non plus ultra, ma si è persa ai pezzi. Lo so. Forza, si spieghi. Signore, la prego, possiamo parlare in privato? Può scordarselo, voglio delle risposte. Chi avete escluso? Chi sospettate? Al diavolo la riservatezza, hanno cercato di uccidere mia figlia. Voglio sapere tutto quel che ha visto, adesso. D'accordo, all'inizio pensavo fosse Buzzword, ma i tempi non coincidevano. Constance sembrava sospetta, ma poi ho visto Chip insieme alla cameriera e ho pensato... Cosa? Cosa? Hai visto Chip baciare la cameriera? No, non esattamente. Non esattamente. Perché non me l'hai detto? Io pensavo che fosse mia amica. Rivolgerò qualcuno che sia in grado di fare il suo lavoro. Signorina è licenziata. Non può essere né Constance né Buzzword. Li abbiamo inquadrati per tutto il tempo. Questa invece è la ripresa video dell'altra sera. Chip e la cameriera. Direi che aveva davvero perso la lente a contatto. Mi sono sbagliata. Ho sbagliato tutto quanto fin dall'inizio. Non posso crederci, ho violato la regola numero uno. Non permettere alle emozioni di distorcere quello che vedi. Per favore, fa vedere il video a Daisy. Deve sapere che Chip non ha fatto niente. Io vado a casa. E sicuramente le aspettative per il botteghino estivo sono alte. E ora andiamo in diretta al matrimonio di cui tutti stanno parlando. A te la linea, Holly. Dopo quanto è accaduto, il favoloso matrimonio tra Daisy Thompson e Chip Denver è stato rinviato a domani. Originariamente il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare oggi, ma è stato deciso di posticiparlo. Il servizio di sicurezza sarà imponente, ma si prospetta una giornata straordinaria per la giovane sposa. Linea di nuovo allo studio. Ciao Tania, sono Daisy.
Volevo solo dirti che mi dispiace molto per quello che è successo. Chiamami. Ciao. Mi hanno assegnato un nuovo incarico. Ma volevo capire come stavi. Sto bene. Non si vede. È un giorno come un altro. E perché cerchi di rompermi i polsi? Mi sto allenando con più energia, tutto qui. Ti prego, Tania, sfogati, ma poi calmati. Che ti importa? Vai in vacanza e statene alle Bahamas per il weekend. Ho bisogno di rimettermi in forma, ok? Sono solo preoccupato. Ciao. Come stai? Che cosa ci fai qui? Perché non rispondi al telefono? Ti ho lasciato decine di messaggi. Beh, credevo di averti deluso perché ho dei segreti, semplice. È anche colpa mia, non sei l'unica ad avere segreti. Jake, perché sei venuto? Perché Daisy ha bisogno. Harry le ha dato il video, quindi sa che Chip non è stato con la cameriera, giusto? Quindi qual è il problema? Le dovresti parlare di persona. Credo di aver già fatto abbastanza danni. Allora prova a rimediare. Non posso, ok? Mi devo allenare. Va bene, come vuoi. Alleniamoci. Forza. Ovvio che mi consideravi un sospetto. Perché non avresti dovuto? Non sono mai stato sincero. Facevi solo il tuo lavoro. L'ho capito. E sono anche qui. Perché dal momento che il matrimonio si farà, voglio che tu ci venga con me. Come mia compagna. Senti, Jake. Tu sei un ragazzo molto carino, ok? Ma io sono un agente professionista che ha fallito una missione importante. Non so se capisci che cosa significa, ma questa è la prima volta che mi succede, d'accordo? Quindi sto cercando di riprendermi la mia vita, concentrandomi sul mio lavoro, mettendo tutto il resto in secondo piano, chiaro? È la stessa tecnica che hai usato 2 anni fa. Non ti ha resa felice, Tania. Fuori dai piedi! No, ti prego, aspetta. Daisy mi ha chiesto di darti questo. Ha detto che avresti capito. Riguardava l'importanza di riuscire a perdonare. Senti, puoi venire al matrimonio per Daisy, che ti vorrebbe lì come sua amica. O puoi venire per me. Fa a Daisy le mie congratulazioni. Buongiorno, sto cercando un amico. Certo. Tania. Ciao, Kevin. Ma noi non ci vediamo da... Da un sacco di tempo. Che mi dici? Sono più vecchio, ma non credo tanto più saggio. Tu sei stupenda. Grazie. So che sei un agente speciale, o giù di lì. Non credere a tutto quanto. Quindi questo posto è tuo, giusto? Ti sei dato da fare? In realtà posseggo 3 ristoranti, ma passo metà del tempo a sgobbare in cucina. Come mai sei passata, dimmi? Mia madre mi ha detto di questo tuo locale, quindi volevo farti le congratulazioni e ti ho portato un regalo. Grazie. Non è che esplode, vero? I grembiuli da cucina esplodono? Ti ringrazio. So che sei fidanzato. Sì, è pazzesco, eh? Sono felice per te. Grazie. Io vado. Ti auguro buona fortuna, Kevin. Tania, no, aspetta. Ti prego, io... Mi dispiace tanto. Per tutto. Bisogna sempre perdonarsi tra amici. Sarà una ragazza fortunata.
Ehi, non vuoi fermarti a pranzo? Facciamo una zuppa di pesce spettacolare. No, grazie. Devo vedere delle persone. Beh, almeno portati via un muffin. Per il viaggio. Oh, ti prego, dimmi che non è una formica. No, è un granello di senape. Sei allergica? Scusa, non... No. No, scusami, è una lunga storia. Grazie. Oh, Harry. Ciao, sono almeno due anni che non ci vediamo. E Robert? Arriva tardi. Sì, immagino che no. Oh, sei bellissima. Il trucco leggero è stupendo, avevi ragione. Sì, certo. Guarda quel velo, è proprio meraviglioso. Vi ringrazio. Però io non so se ce la faccio. Oh, cara. Sai cosa ci vuole? Un abbraccio di gruppo. Forza. Quanto vorrei che ci fosse Tania. Perché? Non ti ha procurato altro che guai. Non dimenticare che questo è un giorno speciale e deve essere tutto perfetto. Lo so, e non è così. Mi spiace per tutto il pandemonio che c'è stato. Tutti i problemi di sicurezza, ma ora dobbiamo proprio... No, papà, non è quello. È per Tania. Lei è mia amica. Oh, mamma, speriamo che non sia lo sposo. Chi è? Jake. Falla entrare. Qualcuno vuole parlarti. Lei. Non ci serve più, grazie. Ci siamo rivolti ad altri. Le assicuro, signor Thompson, che non sono qui in veste di agente. Sono venuta a questo matrimonio perché voglio bene a Daisy. Tania, sono così felice che tu sia qui. Oh, mi fa piacere perché ho preso 3 multe per eccesso di velocità. Oddio, mi si scioglie il trucco. Avevi ragione, sai, mi negavo la possibilità di provare sentimenti. Mi dispiace. E vedi, per quanto io odi i matrimoni, ho capito che ci tenevo ad essere qui in questo giorno speciale. Soprattutto perché qualcuno mi ha detto che fare la damigella è un compito sacro, una vocazione. Grazie, Tania. Ma io non sono più sicura di farcela. Daisy, guarda che Chip non ha mai fatto niente. Henry ha visto tutte le riprese. Sono io che mi sono sbagliata. Sì, ma ho sentito quel discorso che avete fatto in cui lui ha ammesso di guardare altre donne. Hai ascoltato fino alla fine? Perché poi Chip mi ha detto che tu sei l'unica per lui, che non ha mai amato nessun'altra al mondo come te e che per tutta la vita sarà al tuo fianco. Io gli credo, sai? Davvero? Sì. Tesoro? È il momento. No. Non senza la mia nuova damigella. Hai vinto. Ragazze, siete le migliori. Sta piangendo? È un tenerone, io te l'avevo detto. La vuoi smettere? Ho solo un po' di allergia. Ehi, piangi anche tu. Non pensare al tuo passato. Non penso a quello. Sono solo molto felice per la mia amica. Siamo piccola, è il grande momento e io sono davvero felice. Sei pronta?
prontissima, papà. Solo un attimo. Che cosa c'è? Ti senti bene? Hai dei ripensamenti su Chip? Perché se è così non hai che da dirlo. No, papà. Tutto quanto è perfetto. Bene. Non preoccuparti per gli ospiti indesiderati. La casa è blindata. Non entrerà nessuno che non vogliamo. Credo che dovremmo andare adesso. Ok, papà. Andiamo. Sei stupenda. Miei cari amici, siamo qui riuniti nel nome del Signore per unire questa coppia in matrimonio. Daisy e Chip sono due giovani chiaramente fatti l'una per l'altro e questo giorno sarà di buon auspicio. Consigli sulla borsa? Grazie, ma i miei in Nebraska fabbricano anche borse, quindi di borse ne so più di te. Ci ha fatto fuori una società ferroviaria del Nebraska per racimolare liquidità, facendo imbestialire gli azionisti come non mai. E adesso Daisy reciterà i voti che ha voluto scrivere di suo pugno. Betsy Monroe. Veramente potremmo chiamarla Sua Maestà. La famiglia è ricca sfondata, sono legati in qualche modo... Mio adorato Chip, non ti facevo così spudorato. Betsy, laggiù, lo sapevi che lei e Chip erano usciti insieme, ma lei l'ha piantato in tempo zero quando ha saputo il suo cognome. E prometto di amarti per sempre, ad ogni sorgere e calar di luna della nostra vita. Madame! I suoi capelli hanno bisogno di volume. Oh! Mm-hmm. Carlo! E io prometto di amarti per sempre. Posseggono aziende in qualunque campo, dagli orologi alle torte nuziali. Se qualcuno è a conoscenza di fatti che vietino a questi giovani di unirsi in matrimonio, parli ora o taccia per sempre. Tutti a terra, veloci! A terra! Ma a terra! Ma che succede? Non posso crederci, tu volevi uccidermi. E perché no? Visto che mi hai rovinato la vita. Ti sei portata via Chip, ma a te non servono i suoi soldi. A me sì, perché tuo padre ha rovinato la mia famiglia. Ti sei presa tutto, a me non è rimasto niente. Ma Betsy, com'è possibile? Siamo amiche da tutta la vita. E allora? Beh, adesso non lo siamo più. Come hai fatto? Gancio sinistra. Brava. Molto brava. Pertanto vi dichiaro marito e moglie. Che giornata perfetta. Di un po', tutti i matrimoni in cui fai damigella sono così movimentati? No, solo quelli divertenti. Quelli divertenti. Un attimo di attenzione, tra poco ci saranno i brindisi. Ma prima chiederei a Tania di leggere una cosa speciale che ho scritto per Chip e me. Ecco. Oh no. Forza, forza, coraggio. Devo proprio farlo? Sì, cara. Che cos'è l'amore? È la sensazione che ho quando guardo le nuvole colorate di rosa e mi sento pervadere dalla loro gioia. Quando ammiro le giunchiglie e mi perdo nel loro splendore dorato. Quando guardo le farfalle danzare con la loro libertà. Io danzo, 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 immersa nella felicità della vita. E quando gli unicorni mi appaiono nel mio viaggio e l'arcobaleno illumina il nostro cammino insieme, so che i sentimenti che condivido con il mio grande amore sopravvivono a noi stessi per sempre. Brava! Stupendo! Brava!
signora. Ok, un'ultima domanda e poi basta. Ti ascolto. Sei guarita o no dalla tua fobia? Nessun brutto ricordo del passato o ansia da matrimonio? Dimmi. Vuoi sapere la verità? Non c'è nessun altro posto al mondo in cui vorrei essere se non qui con te. Oh mio Dio, attenta! Mi stai prendendo in giro? È arrivato! È arrivato a te! Perciò Betsy ha confessato tutto. Di aver assoldato il wedding planner, spedito i messaggi. Ma Carlo che ci guadagnava? Vedi, è brava, ce l'aveva praticamente in pugno. L'aveva convinto di essere innamorata di lui e così lui si è addossato la colpa. Staranno tutti e due dentro per un bel po'. Però la principessina che cosa farà dopo? Si troverà un lavoro, credo. Il cugino Patrick finalmente ha deciso di smettere di fare il playboy. Mm. Per quello stava trattando con il rivale di Thompson nella fusione. Buon per lui allora. E che mi dici di Constance? Non sono riuscita a capire perché aveva quei ritagli nella borsa. Uno dei ragazzi l'ha accompagnata al supermercato. A quanto pare raccoglie i buoni. Davvero? Una delle donne più ricche d'America cerca i buoni? Sì, ed è una delle donne più tirchie d'America. Sono tutti pazzi. Beh, comunque, in fondo, la cosa importante è che il matrimonio sia andato bene e che tu sia di nuovo al tuo posto. Giusto. Lo vuoi sapere un segreto? Certo. Ho parlato con Chesterton. Non solo tu, anch'io ora sono socia. Ah! Beh, allora ci vedremo pronti e scattanti alla riunione dei soci lunedì. In realtà credo che mi prenderò una piccola pausa. Ah, non ti starei mica ammorbidendo? No, non succederà mai. Ma penso di meritarmi una vacanza. Una vacanza? Tu? Sì, è bello, no? Starsene sul divano, leggere qualche libro. Certo, leggere. Divertiti. Bye bye. Ciao. Ciao, Jake.